Ciao da Piero La Terza Sprovieri. Oggi ci apprestiamo a una recensione riguardante una delle più cool action camera, anche per il prezzo, oltre che per la bontà delle immagini. Signori, andiamo a trattare della Ankof AMK5000. Questa è venduta da Gearbest, una 1080 30 fotogrammi progressiva, quindi parliamo di Full HD. La action camera ha un sensore di 14 megapixel la bontà del prodotto però risiede nel suo chipset. Stiamo parlando del Sunplus 6330M, superiore ai precedenti Novatek e si colloca come concorrente degli Ambarella delle varie GoPro, la 3 ad esempio. Da come posso aver provato io in condizioni limite, lei non riesce a far meglio della GoPro 3. È equivalente, però costa infinitamente di meno. Allora, le action camera in questi ultimi tempi, ultimi anni, ma parliamo degli ultimi 3 anni, hanno fatto passi da gigante. Pensiamo alle prime keychain, prima ancora in definizione standard, poi le prime HD. Io ancora una 11, una keychain numero 11 in 720, sempre 30 progressivo. Il problema loro è molto, è sempre tutto il tallone di Achille di queste action camera è l'esposimetro elettronico che soffre delle condizioni luminose. Ecco, vediamo le prime e vediamo questi prodotti ultimi, c'è una differenza abissale. Andiamo a trattare, questa qui è venduta da Gearbest, un sito generalista, un emporio cinese con sede a Shenzhen, la capitale dell'elettronica, molto serio sia nella politica di customer service che di ritorno in caso di malfunzionamenti, rapidità nelle spedizioni. Allora, la Ankof è uscita, la MK 5000 è uscita l'anno scorso verso fine estate, settembre-ottobre. Qui abbiamo il libretto di istruzioni in inglese, le brevi istruzioni. Vediamo il corredo degli accessori. Intanto andiamo subito a vedere. Ecco, questo qui è da manubrio di bicicletta o con un'estensione lo si può mettere ad uno scooter piuttosto che in altre forme tubolari dove applicare la camera anche con degli appositi sospensori in materiale espanso o estruso. Qui abbiamo altri, i soliti di pragmatica. Allora, tutto questo è GoPro compatibile, GoPro docet, e questi qui sono compatibili anche il case subacqueo. Qui vediamo un
attacco adesivo da mettere in un, non so, in un casco, un'altra slitta, i vari tipi, dove dopo questo ce li giostriamo noi. Questi sono i vari tipi di attacco. Se lo vogliamo mettere, abbiamo un aeroplano, lo vogliamo mettere in un aeroplano, possiamo fissarlo nell'ala dell'aereo, qui due fascette elastiche e la presa, il cavo micro USB che serve sia per la ricarica che per il collegamento al computer e anche credo per gli eventuali aggiornamenti del firmware. Allora andiamo a vedere la camera, la action camera. Vedete, questo è un case impermeabile fino a 3 atmosfere. Significa che possiamo farci tranquillamente dell'apnea. E attenzione, 3 atmosfere è vere, non come quella degli orologi. Normalmente vedete qui sugli orologi quando c'è scritto 3, 5, 30, questo qui è 300 metri, Mariner, non. Vedete 30 metri, significa che potete malapena farci il bagno, perché basta un po' di pressione della doccia, ecco che già potrebbe entrare acqua. Qui invece sono effettive quelle dichiarate. Comunque provate sempre il case, provate il... andiamo ad aprirla. Eccola qui. Questo qui è sempre meglio testarlo prima di andarci in acqua. Per esempio, una prova empirica può essere effettuata con il rubinetto dell'acqua, mettendolo sotto il raggio. Ecco, allora qui c'è una gomma che preme e tiene ferma la camerina. Noi possiamo testarlo anche da un laboratorio di orologeria in una campana, barometrica iperbarica. Gli diamo un'impostazione di 30 metri e vediamo se normalmente funziona, ma sempre meglio prima di andarci a mettere la videocamera. Questo qui per sicurezza. A ogni anno, poi ogni nuova immersione, controllate sempre che sia ben attenuta il case. Abbiamo gli stessi pulsanti posizionati nella stessa, nei stessi posti della GoPro Hero 3. Questa qui è molto simile alla Hero 3, solo un pochino più accattivante, vedete il frontale più rifinito, compatta. Allora io ho provveduto, viene fornita con una batteria da 1150, una ioni di litio da 1150 mAh, è priva, al pari della GoPro, è priva di monitor posteriore, perché questa viene per le funzioni più sofisticate, più approfondite, per un controllo approfondito, va controllata mediante smartphone. Poi vediamo come fare.
Allora, il Sun Plus, intanto il Sun Plus chipset 6330, che è il più importante spesso, si parla del sensore megapixel. A proposito, questa qui ne ha 14 megapixel, 14. Però se non c'è alla base un buon chip che sovrintende al tutto, i risultati poi non sono così entusiasmanti. Qui c'è il Sun Plus che a me in particolari situazioni luminose, quando tutto va bene, queste qui sono videocamere, allora action camere, loro nascono per operare il loro ambiente reale, tanto sole, cielo terzo. Condizioni ideali, mare cristallino, perché vengono usate quando si vanno a fare sport all'aria aperta, quindi non, loro mal tollerano cieli nuvolosi, situazioni a bassa luminosità, sono per gli sport all'aperto, vengono fatte per quello. Allora, le fotografie le dà fino a 20 megapixel. Saranno interpolati, io non lo so. L'importante è che il video in Full HD è a 30 fotogrammi progressivo, 720 in alta definizione, arriva fino a 60 progressivo. Questo qui per chi vuole fare i fermi immagini, le moviole. Ecco. Il formato è il solito, l'H264, i file vengono salvati in punto MOV, il grandangolo fisso da 170 gradi, però abbiamo la possibilità di zoomare fino a 4x, sempre mediante telefono. Allora, lo accendiamo, i controlli sono molto 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 semplici. Vediamo con questo pulsante anteriore, l'accendiamo e già vediamo la camera, che il piccolo display LCD che è settato sul simbolo della ripresa. Se vogliamo fare fotografie dovremo, no, così parte e vedete che inizia a riprendere. Allora, vogliamo fermare quando arriva, qui sono i minuti. Adesso qui c'è una SD, una micro SD, prendetele sempre di buona qualità in classe 10, perché i filmati sono abbastanza densi. Parliamo di un 1080 progressivo. Nel basso a sinistra la presenza della micro SD e qui la batteria che andrà opportunamente caricata, una 1150 mAh, una durata di circa 3 ore, dura di più rispetto alle SJ 4000, le SJ che hanno circa 900 mAh, se ricordo bene. Poi loro hanno un monitor, quindi che consuma un po' di più. Allora, vogliamo stoppare, vedete quando lampeggia, visibile anche dal retro, quando ne so, siamo immersi, ce l'abbiamo nel case, vogliamo vedere che tutto stia effettivamente riprendendo, lo vediamo anche da dietro. Stoppiamo, semplicissimo, così andiamo in pausa. Vogliamo fare delle foto, vedete che è passata, si è spenta l'icona il camcorder e è apparsa quella della macchina fotografica, una fotografia. Semplicissimamente, eccola qui. Ha fatto. Vogliamo tornare alla ripresa. Qui ci dice il numero delle foto, sono 13.000, non lo so. Allora, passiamo a vedere la gestione mediante controllo remoto. Gestione da controllo remoto. Io ho qui un
questo qui è un iPhone. Abbiamo scaricato, c'è dal libretto di istruzioni l'app, io li chiamo programmi, non mi piacciono questi neologismi, di programmi si tratta, quindi li chiamo con il loro nome. L'applicazione dedicata al mondo di Apple. Qui mettiamo. Eccolo qui. E un'altra per l'universo di Android. Sono molto simili. Allora, scorriamo. Io qui l'ho già installata. A un certo momento, eccola qui, Ankof, è l'applicazione di gestione della camera, poi mi dice che non è disponibile, a questo punto dovrò tornare indietro e cercare reti wifi, guardate, pulsante alla destra del frontale, lo spingo e vedete che inizia. Sì, Asus. Altro, eccola qui. Ecco che lo trova. IDVA01DF0829 e noi gli diciamo di andare e chiedi accesso a rete. A questo punto la macchina è collegata e possiamo tornare a riavviare la... Ecco. Un attimo di pazienza. Eccola qui. Giriamo il telefono. E vediamo che, ecco, vediamo che abbiamo tutto il controllo remoto. Qui fermiamo, guardiamo direttamente se riesco a lasciare in camera sia lo smart che il... Voglio riprendere, premo il rosso e vedete che la macchina lampeggia e sta riprendendo. Voglio fermarmi, mi fermo. Wide, allora qui sono in default 1x, vogliamo zoomare un po' di più. Ancora zoomiamo e zoomiamo. Togliamo, torniamo in default. Poi qui sotto l'ho già premuto. Qui è videocamera, qui c'è il segno della macchina fotografica. Guardate la Ankof, premo. Ecco il rumore della fotografia. E ha fatto una foto. Torniamo nella macchina fotografica. Allora qui ci dice invece in alto lo status, in alto a sinistra lo status della batteria. Poi la connessione e ci dice che è in full HD e il tempo rimanente. Io l'ho già utilizzato. Qui abbiamo le impostazioni. Bilanciamento del bianco che abbiamo quattro opzioni, automatico che è quello di default e io la userò in automatico anche nelle prove in esterno che andrò a fare. Possiamo scegliere luce del sole o nuvoloso. Torniamo a bilanciamento del bianco, adesso è in nuvoloso, ritorno in automatico, però c'è nuvoloso e fluorescente e anche, scorriamo, incandescente a seconda del tipo di illuminazione in cui andiamo a riprendere. Però ecco, ripeto, questa come tutte le action camera nascono per l'outdoor, il loro ambiente, l'outdoor e le buone condizioni meteo. Torniamo indietro. Frequenza di rete, qui è settata a, qui siamo a 50 Hz
in Europa, negli Stati Uniti, Centro America è 60, noi lasciamo 50 Hz. Data, non se vogliamo metterla, fermare, ecco, io ecco, qui di default c'è la data, non serve a niente, impiccio e basta, la tolgo. Riguardo a, avremo il prodotto, la versione del firmware, e poi ci sono ancora altre cose. Come ad esempio il tempo di frammenti dei filmati, che lo possiamo scorrere tra un minuto, 5 minuti, 10 minuti. Io qui ho messo 10 minuti. È tutto da controllo remoto. Torniamo alla camera, vedete che qui vediamo anche quello che abbiamo salvato, le foto fatte, possiamo aprirle, rullino fotografico, selezionare. Qui è diverso, io l'ho provato con Android, è la prima volta che sto utilizzando un iPhone. Con Android a me mi sembra più immediato. Comunque, ecco, un minuto, impostare la registrazione loop, qui è un minuto off, ecco, la fermiamo, e da qui il formato, vediamo che lui già avevo già selezionato questo, ma di default comunque è in alla massima risoluzione, ovvero 1080p, 30 fotogrammi progressivo. Che altro? Vedete che ritorniamo alla, eccolo, vedete, ho spento e riacceso, e lei una volta connessa si riconnette automaticamente quando la camera è accesa. Oh. Per quanto riguarda, adesso sta facendo, abbiamo proprio anche il monitor remoto, però ci serve solamente per le impostazioni principali, perché che ne so, se abbiamo già impostato la risoluzione, il bilanciamento automatico, possiamo andare a immergerci tranquillamente e la camera si comanda dai pulsanti fisici. E adesso andremo a vedere come si comporta sul campo. Premetto che le condizioni meteo sono al limite, quindi sarà un test abbastanza stressante, proprio al limite, dove le action camera non si trovano, nessuna GoPro compresa, non si trovano a proprio agio. Faremo una prova montandola su un aeromodello, poi andremo a fare un giro per la città, e anche a piedi, e per concludere prima un giro in notturna della città con le illuminazioni e la oscurità, e poi torneremo qui nel mio studio per le conclusioni.
arco etrusco. Thank you.
Signori, eccoci ritornati nel mio studio. Come avete visto, era difficile immaginare condizioni più critiche per una action camera. Abbiamo fatto la prova al campo di volo con un cielo completamente nuvoloso, con nuvolaglia spessa e diffusa e con aree in lontananza verso l'orizzonte di cielo aperto a forte luminosità, quello che proprio fa impazzire gli esposimetri elettronici di questo genere di prodotti. A mio avviso se l'è cavata egregiamente, al pari delle ben più blasonate sorelle di categoria. Poi abbiamo visto un excursus verso l'acropoli della mia città in tempo nel pomeriggio. E poi per concludere, la sera non è il suo ambiente, queste qui la sera devono rimanere dentro casa spente, queste qui sono per gli sport quando ci si va, quando c'è il sole si fa windsurf piuttosto che surf, piuttosto che buttarsi giù da un aeroplano col paracadute, altrimenti sarebbe un suicidio chiaro. Pensiamo quando si va in quota a sciare con quel cielo terzo, quel colori, quel blu intenso che troviamo solamente in quota, contrastante con quello della neve bianca. Ecco, queste sono le condizioni dove la macchina dà il meglio. Avete visto che anche con poca luce l'inevitabile rumore video che hanno tutte, non esiste una che non, loro non nascono per funzionare di notte, se l'è cavata egregiamente, perché comunque i dettagli sono sempre ben visibili anche con scarsa e scarsissima illuminazione. In quel contesto c'è da vedere come non vada in tilt l'ottima gestione dell'esposimetro elettronico da parte del chipset Sunplus. Non vediamo quei salti dal chiarissimo allo scuro all'impallo dei soggetti, no, rimane sempre equilibrato e svolge egregiamente il suo dovere. Prossimamente con il tempo migliore lo vedremo nelle condizioni ottimali e con il bel cielo terzo a me piace più della GoPro 3, perché ho avuto modo di vedere le immagini, il contrasto e i contorni sono molto razor, mentre la GoPro tiene più contorni, colori più delicati e contorni più tenui. A me piace questo tornare, ecco qui, per la conclusione, io che posso dire, una cosa che in 70 euro scontata, se no sono 76, sappiamo quanto viene una concorrente blasonata, quanto è, adesso non ricordo, sempre di quelle, perché ultimamente è uscita anche la 4K della GoPro, io parlo di una 1080, dalla sua rimane vincente con quel prezzo. Dunque, quando andiamo da una zona se pesiamo con un esposimetro vediamo forte luminosità, poi andiamo sotto in un bosco ombreggiato, ci accorgeremo che lei queste linee più definite razor le fa pagare con una maggiore
oscurità rispetto alla GoPro, però ci guadagna come qualità, come colori vividi, ma attenzione, vividi ma rimanendo sempre naturali. Se iniziate a vedere qualcosa che non va con questa come tutte le altre, che ne so, la neve che tende al blu, allora dovete andare nei controlli remoti con lo smartphone e regolare le impostazioni del bilanciamento del bianco. Nel 85% delle situazioni l'automatico andrà bene. Nelle notturne, io adesso ho provato l'automatico, guardate che è difficile far di meglio in quelle condizioni, anche perché non sono fatte per la notte queste qui. Sono action camera da portarsi quando si va a praticare sport. Per il momento è tutto, io vi ringrazio dell'attenzione, spero di esservi stato utile. Questa qui è arrivata da GR Best, spedita tra un inciso, GR Best spedito il sabato pomeriggio da Shenzhen con DHL e il lunedì mi veniva consegnato. Più veloce della luce, ho detto, ma qui forse ci vuole il teletrasporto di Star Trek per far meglio. Comunque, una camerina economica che dà le sue belle soddisfazioni. Io adesso me la porterò pian piano, siamo in pieno inverno, il tempo è quello che è, ma penso che sarà una brava e apprezzata compagna dei miei viaggi. Immagino già le mie immersioni nello splendore turchese cristallino del mare Egeo. Quest'anno era Kos, ora non so quale altra isola sceglierò, comunque del Dodecaneso piuttosto, comunque sempre nell'Egeo. Comunque lei sarà con me. Un saluto da Piero da Terza Sprovieri e ci vediamo per le prossime cose simpatiche di cui parlare. Ciao ciao!